Giovanni, forse vi ricorderete, la scorsa stagione sono venuta qualche volta a chiedere aiuto per il progetto Parlare coi fasci, perché non ne potevo più di stare tutto il giorno al telefono con Giorgia Meloni. Poi, come forse anche vi ricorderete, nessuno ha risposto all'appello e quindi alla fine ho dovuto mollare il progetto per mancanza di adesioni. Vi devo dire la verità, l'esperienza mi ha abbastanza amareggiata. Mi sono rifugiata in una foresta subtropicale a leccarmi le ferite, a domandarmi: ma sarà mai possibile che rinasca un senso di partecipazione democratica? Sarà mai possibile che rinasca un'etica della sinistra? Dopo 15 giorni esco dalla foresta e vengo sommersa da una valanga di messaggi. Plim, 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 plim. Intuisco che nella foresta il cellulare non prendeva. Controllo i messaggi. Su 25, 24 non erano del PD? Va sicuro? In pratica leggo i messaggi e capisco che a Elly Schlein è piaciuto tantissimo il progetto Parlare coi fasci e vuole che entri nel suo staff. E non è finita, mi offre pure uno stipendio abbastanza decente. E da persona coerente e di sinistra qual è? Mi offre pure un contratto regolare. Un altro mondo, quindi, rispetto a Giorgia Meloni, che me l'ha tenuto, non so, una cosa come 750 ore al telefono e mai una volta, non dico che mi abbia offerto i soldi, ma dico almeno dire, che ne so, metto una parola buona al ministero per farti dare l'interesse culturale per produrre un film. Niente. Intuisco che pure questo forse fa parte dell'identità dell'estrema destra, questo egoismo cieco. Mi dicono che però pure a sinistra in effetti è abbastanza la stessa cosa, ma infatti però adesso con Schlein si può lavorare per cambiare. Io in un primo tempo mi immaginavo che mi volessero chiedere di entrare nel think tank, sapete, Schlein ha messo su questo think tank per lavorare sul tema, creare una cornice cognitiva e lessicale in cui gli elettori possano riconoscersi. Poi invece ho parlato con i funzionari del PD e la richiesta era molto più banale, quella di dare una mano alla segretaria per la comunicazione. Naturalmente io ho protestato, ho detto: ma non vi rendete conto che sono una risorsa di spunti valoriali, ma questo è il PD di Goccio, comunicazione. Io dico: ma io potrei abbracciare prospetti dinamici che esprimono paradigmi virtuali di impatto permeante. A questi niente, noi volere che quando segretaria parlare noi capire. Ho detto vabbè, cominciamo con la comunicazione, poi da cosa nasce cosa. E mi sono messa a ragionare sul metodo più veloce per trasmettere alla segretaria quelle quattro cose che ci sono da sapere poi sulla comunicazione. E quindi al primo appuntamento telefonico le dico: guardi segretaria, io ho individuato un metodo forse un po' brutale, ma sicuramente rapido ed efficace. Io adesso farò la sua imitazione e così lei si renderà conto di quello che percepiamo noi quando lei parla in televisione. Dico: va bene? Adesso è tutto chiaro, adesso io faccio lei, ok? Vado. Non sentendo dall'altra parte nessuna reazione. Dico: segretario, tutto bene? Si rende conto, perché tanti si lamentano che non si capisce quando parla. Silenzio. Dico: io la capisco naturalmente, perché faccio parte di una nicchia. Silenzio. Dico: pronto, segretaria? Mi viene il sospetto. Chiedo: ma non è che per caso sei offesa? Apriti cielo. Una caterva dei improperi, una reazione veramente di merda. Davvero non sono più abituati alla satira politica. Dico: piano con le parole. Dico: così lei non allarga il consenso, le ho detto. Non l'ha capita neanche la Gruber. Dico: se cominciamo a spaccarci anche dentro la ZTL, dove andiamo a finire? E questa argomentazione l'ha calmata. Mi fa...
Dico scusi accettate. Ricominciamo da dove ci eravamo interrotte. Dico, ha sentito? Ha capito dov'è il problema? E lei mi fa... Dico, sì, cioè c'è pure il fatto che sembra una pappardella imparata a memoria, però ancora prima di questo, qual è il punto? Si butti. No, è più essenziale. No, guarda, è fuori strada, glielo dico io. Lei non respira, questo è il punto, è questo affanno in chi l'ascolta. Fa secernere il cortisolo, l'ormone dell'ansia. Senta come suonerebbe bene un suo discorso, dico, se solo lei si ricordasse di respirare. Potrebbe dire ta 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 ta. Poi un bel respiro, si guarda intorno, sorride e poi dice ta e poi aggiunge ta. Ta 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 ta. E poi ta ta ta. E ta ta. E ta ta ta. E allora il popolo risponderebbe ta ta ta. Comunque la sento stanca, dico guardi però oggi basta, mi rendo conto abbiamo già messo tanta carne al fuoco. E lei mi risponde con questa vocina. Dico, ma non si deve scoraggiare, pare che è soltanto questione di allenamento. Ma che c'entra? Perché Letta e Zingaretti si capivano quando parlava, è solo un fatto tecnico, dico io. Niente, lei è proprio... Mi si è stretto il cuore, anche perché io dentro di me so bene che non è giusto che una segretaria di un grande partito di sinistra debba occuparsi di scemenze come la comunicazione. Ai tempi quando c'erano ancora i compagni, la gente non si occupava di comunicazione, si occupavano di sostanza, anche perché i compagni, Diego te lo ricorderai, per comunicare usavano la telepatia. La Schlein questa cosa non la sapeva e io gli ho detto, guardi che è una cosa documentata, c'è pure una canzone di Paolo Pietrangeli che parla proprio della telepatia in modo esplicito e per tirarla su gliel'ho cantata. Mi porti due gazzose, no, non bevo vino, mi piacerebbe avere anche un panino, mi presta il suo giornale per un momento... Ma tu sei un compagno, tu sei un compagno, compagno sono anch'io. E quello strano sguardo particolare, per cui ci si capisce senza parlare, non mi è servito mai come in questo momento. Tu sei un compagno, tu sei un compagno, vedrai ce la faremo. Sabina Guzzanti!